Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio». Mi domando, le parole di Gesù sono realistiche? È davvero possibile amare come ama Dio ed essere misericordiosi come Lui? Che cosa significa per i discepoli essere misericordiosi? Questo viene spiegato da Gesù con due verbi: perdonare e donare. E il perdono è infatti il pilastro che regge la vita della comunità cristiana, perché in esso si mostra la gratuità dell'amore con cui Dio ci ha amati per primo. Il cristiano deve perdonare. Ma perché? Perché è stato perdonato alla sua Chiesa, a noi. Gesù indica anche un secondo pilastro: donare. Date e vi sarà dato. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. L'amore misericordioso è perciò l'unica via da percorrere. Quanto bisogno abbiamo tutti di essere un po' più misericordiosi, di non sparlare degli altri, di non giudicare, di non spiumare gli altri con le critiche, con le invidie, con le gelosie. No, perdonare, essere misericordiosi, vivere la nostra vita nell'amore e donare.